Madonna, siamo invecchiati, eh? Sì. Stavamo parlando l'altro giorno con Mino di quando venivate qua. Guarda, veramente. Vabbè, ma che giorno passa? No, Non sono me dei bei ricordi. l'aspetto. I primi tempi. E poi come I sempre. primi sono sempre quelli. No, ma vengo e facciamo come sempre, cantiamo e basta. Un giorno vengo, Così facciamo come. come all'improvviso. Tanto a te ti trovo sempre in radio, Sì, c'è pure lo no? Quando studio vengo sotto. giù, appena posso, ti vengo a trovare. Che bella questa cosa, perché poi le promesse tu le fai e le mantieni, questo è il... Tranne il fatto che tu debba venire a casa mia per cena, no, a mare non sei più venuto, ma cioè, sembra che abiti chissà dove d'estate. A New York, sì, figurati. Allora, no, ma stavo ricordando quando venivi con Andrea qui. Che belli quei tempi, no? Cioè, in fin dei conti erano gli inizi, forse non c'era neanche... No, la consapevolezza. Era bello ritrovarsi qui e trovarci quasi. Allora, com'era? Come sempre crescerai. Che bella, Torniamo Giuliano. indietro di 20 anni. È vero, è vero. Ed era sempre bello aprire la porta e trovarvi lì dietro, col piacere poi Madonna. di parlare di musica con voi. Insomma, era... E come li rivivi quei momenti? Tu hai, che rapporto hai con la Siamo nostalgia? già in rec Sì, vai. o nei, Vai. come rivivo gli inizi, ma gli inizi non sono mai andati via. Sai come le radici, no? Più sono profonde, più sono intense, più alle radici dà importanza, più quelle vanno sottoterra, no? E si nascondono. Cioè più le radici, come devo dire, più l'albero è forte, le radici non le vedi, però ci sono. E quindi a me piace non ostentare le radici, piace non ricordare a tutti che vengo da Salento ogni 2 secondi, perché credo che sia una ghettizzazione proprio quella della cultura in genere, no? E quindi anche con i primi ricordi, con l'inizio, per me, quando mi chiedono com'era l'inizio, ma io dico l'inizio è ancora radice dentro, cioè magari potrei non vedere subito o non ricordare subito quello che è stato, ma è così intensamente radicato dentro di me che è facilmente dimenticabile, come le radici, le buone radici vanno dimenticate, perché tu sei le radici, ecco, io sono gli inizi, non sono mai andato via dagli inizi. Sai che cosa, Giuliano? C'è una particolarità, ma tu lo sai perché nulla è a caso. Le 12 tracce di contatto in realtà possono essere un unicum, non solo per il concept dell'album in realtà, ma anche proprio per il messaggio. Guarda, recito, ok? Posso partire da qualsiasi traccia. Allora, se Parto. reciti, io ti faccio la colonna sonora sotto, vai. Guarda così, parto da quale Questa non tratta? l'ho mai fatta, ma No. vai. Dobbiamo Tu fare. recita, però bene, Ma dimmi signorino. da quale traccia devo partire. No, tu devi scegliere. Vado. Non è vero niente. Devi solo ballare. Come non fosse successo mai niente. E se domani ti portassi al mare, scegli me. Contatto. Non è mai per sempre. La cura del tempo, la terra di nessuno. Dalle mie parti, noi resteremo in piedi. Mandiamo via l'inverno con i Negramaro contatto. Vero che bella Sei che. un mito, va. È vero che sembra una poesia fatta apposta. Guarda, Glielo dirò a chi l'ha scritto, glielo da dove dirò. parti, parti, ha sempre un senso diverso. Per poi iniziare anche da Devi solo ballare, tra l'altro, un pezzo che io aspetto con grande gioia. Devi solo ballare. Come non fosse successo mai niente. E continua, vai, e poi finisce con Non è vero niente. Guarda che bello, eh? Ma è un Ma è caso? una figata il fatto che tu l'abbia recitato benissimo. Vabbè, vedi, cioè, io sono Anni sempre... e anni da quell'inizio, insomma, sei gli inizi anche tu. Ma no, è più di sensibilità che di bravura, sappilo, perché io mi impegno solo se Ma i sensibili sono bravi, i ha... bravi sono sensibili. Che dobbiamo fare? E la sensibilità mi porta a parlare della cura del tempo. La cura Dell'effetto del tempo. farfalla, l'effetto farfalla Ma che è dietro di te, guardala. sì, la cura del tempo è l'antidoto, è l'antidoto. Che poi non è solo la cura
che viene dal tempo, ok? Dal tempo che passa, quindi il tempo come cura, ma anche la cura nei confronti del tempo. Certo. Cioè, come se fosse quasi un qualcosa da cui guarire. La cura del tempo è l'antidoto in questo momento, è l'antidoto della cura del tempo, cioè la vera cura in realtà è l'abbraccio, il contatto. Allora, noi ci abbiamo pensato un po' prima di pubblicare il video, che è il prequel, no? In realtà abbiamo girato tutto insieme all'Apice, ad Alessio, bravissimo attore, con Caterina Rossi, con i Trilatra. Bravi, bravi, bravi. E abbiamo fatto questa serialità, no, del videoclip, partendo da Contatto. Noi sapevamo che ancora siamo all'inizio del racconto, in realtà, no? Poi di sti tempi che devi raccontare tassello tassello. Io sono molto felice che ci sia tutta una strada avanti ancora da comunicare, perché sennò in realtà oggi sembra che tutto finisca in un singolo. Invece Contatto è solo l'apertura di quello che sarà un mondo che durerà tanti mesi, anche più di mesi. La cura del tempo, fondamentalmente, avevo paura che in un momento simile potesse sembrare troppo crudo e forte il video, no? C'è questo pianeta intorno alla propria stanza che inizia a crollare, con degli effetti speciali, tra l'altro, che è quello che ha vinto il premio Oscar con La grande bellezza, insomma, uno fortissimo. Effetti speciali pazzeschi, per cui sembra tutto vero. Io avevo paura del rinculo di questa cosa, cioè, non vorrei che fosse troppo, potrebbe sembrare drammatico in questo momento. In realtà no, perché è metaforico rispetto a quello che succede sia dentro che fuori di noi. C'è il, come dire, un Armageddon intorno, no? E più è forte il contrasto con questa catastrofe, più forte è il senso di quell'abbraccio, il senso di restare insieme, uniti in due, è quel duo da cui partirà tutto di nuovo. Un po' siamo di fronte ai nuovi Adamo ed Eva, no? Sì. Come nella Terra di Nessuno, un'altra canzone del disco, l'unica scritta in Covid Time, che è dedicata a Lucio Dalla, dove parlo di Anna e Marco. Lucio Dalla è il mio Vangelo, Anna e Marco sono, è la mia Bibbia. Anna e Marco è Adamo ed Eva, cioè sono quei due personaggi che andranno a ripopolare questo pianeta, si spera, io spero che siano come Anna e Marco, che rappresentino proprio l'emblema della periferia, cioè di tutto il meglio della periferia, cioè la periferia che ha il tempo di pensare su se stessa, di trovare le soluzioni, di non allontanarsi troppo da una verità sentimentale, da stati d'animo che possono aiutare, stando insieme ad altri, a cambiare il mondo. Quindi il mondo per me cambierà da quell'abbraccio tanto atteso che stiamo aspettando con ansia. Io aspetto il tuo, tu aspetti il mio, noi aspettiamo il nostro. Ho la foto che campeggia sul mio Instagram del nostro abbraccio. Devo dire che, insomma, per il tuo compleanno, quindi auguri, auguri. Lo so che non hai voluto festeggiarti, ma in casa hanno voluto festeggiarti. Bella, tutto sai, ma noi abbiamo un contatto. Il cuore che parla. Sì, hai ragione, Anna e Marco, seppur con le loro fragilità, no? Si accettano così come sono e no, si completano. Proprio in virtù delle loro fragilità, certo. Non nonostante. No, perché insomma... Quello è il valore, la virtù è la fragilità di Anna e Marco, è la diversità, e c'è una checca che fa il tifo, cantava Lucio Dalla. E pensare che il mondo possa ripartire dal rispetto delle diversità è l'unico modo per pensare a un mondo diverso da questo che sembra medievale. Ah, ecco. Infatti come vivi questo tempo in cui... Lo vivo sempre con la speranza, un piede nel futuro e un piede nella tomba. Il futuro è pieno di speranza, il passato e il presente mi sa di squallido spesso e volentieri, per cui mi allontano pensando al futuro e sognando il futuro. Ed è sorprendente. Squallido è pensare al razzismo, squallido è pensare che l'omosessualità sia una malattia da cui guarire, squallido è pensare che persone possano morire in mare per una questione di confine o territorialità politica, tu debba lasciare queste persone morire, squallido è pensare che ci sono bambini che muoiono per cazzate su internet, condivise per fare una gara, una competizione inutile, squallide sono tante le cose, ma poi mi rifugio nel futuro, incredibile, il mio rifugio è la speranza, e il passato
che deve brillare sempre come un faro nella civiltà, sempre. Tu mi conosci come una persona sensibile, sia pur abbastanza cinica, no? Però quello che ti sto dicendo è, come dire, importante, perché... Ma sì, cinico è di moda, tu fai il finto modaiolo. No, ma non è possibile. Fai quello che fa il cattivo, ma non ma è... no, non è vero. Non ti si addice, sei un pezzo di cuore, un pezzo di pane. Non ti si... Ma pane con la... È come se volessi fare il gangster rap, tu, ma no, non ma che... Non ma... lo puoi fare. Io sono meraviglioso. Sei più vicino a un prete che a un trapper, dai. Un trappetto, un trappito, trappetto, bravo, è lì che si conclude tutto. No, ti volevo dire, poi so, non voglio essere sdolcinato, però tu hai un presente che sono gli occhi di Stella che no, ti portano. Io ho un presente fantastico, che non sono solo la figlia, cioè anche questo, no? Poi diventiamo padri e sembriamo rincoglionire. No, no, è appunto... La cosa non mi piace, non no. Esiste solo Stella che è una cosa bella. Stella è una persona stupenda a sé, l'adoro e l'ammiro e vorrei già imparare da lei, quindi, ma come ammiro tante altre persone, tanti bambini. Sono tante le cose belle in questo momento, non voglio dire che squallido tutto il mondo, ci sono queste cose che ti ho elencato, sono terribili, ma che si fronteggiano semplicemente rimanendo con i piedi per terra e non facendo finta, appunto scherzavo su questa cosa, ma non certo. Fingendosi dei gangster a tutti i costi, perché no. Non è proprio della nostra cultura, è lontanissimo da quello che è un popolo italiano, fondamentalmente tutto il popolo italiano è terrone nell'atteggiamento, cioè vuole ospitare, vuole essere ospitale, noi siamo pizza mandolini, cioè fuori dall'Italia diventiamo come siamo noi del sud per tutti sti falsi miti, no? Io ho trovato la più bella accoglienza nel nord del mondo che è al sud, cioè un po'... Mi auguro per esempio che il nuovo mondo, se ce ne sarà un altro, parta da proprio criteri nuovi. Sì. Per esempio questa cosa nord-sud ancora nel 2020 dobbiamo ribadire, ma che cazzo me ne frega a me di sta cosa che oggi non dovrebbe proprio essere, ma è come la quota rosa, no? Sono cose importanti che non possono essere messi in, come dire... Nelle scale, categorie. Categorie. Ma io non dico quota rosa, perché per me è normale nel 2020 pensare che siamo tutti sulla stessa barca, sia nei privilegi, negli onori che negli oneri. Ed è normale pensare che il razzismo sia una cosa, un incubo di altri tempi, e invece ritorna. Per cui... Per cui così. Non è tanto normale che ci siano ancora queste cose. Ma no, ma sei come quelli che... Le combattiamo come? Con la bellezza, con l'arte, con la serenità, con la voglia di stare insieme. Con la voglia di bellezza, su. Che con la voglia di stare condivisibile ed è condivisione. Giuliano, noi non vogliamo fare nulla di guerra o di battaglia, quindi noi dell'Adriatico, del Mar Adriatico... Attenzione, guardalo, vedi, noi del Mar Adriatico. Io sono dello Ionio. E a Lecce già cambia la questione, perché Lecce è Adriatico e Ionio, ma chi è di Copertino vicino a Sant'Isidoro, dove ho sul mare una casa, è lì che proprio non immagini l'Adriatico. Vedi che abbiamo fatto gli steccati in 2 secondi, ma naturalmente per... No, vabbè, per questa cosa è fantastica. Chi non è salentino non sa, però il Salento ha 2 mari, no? Sì. E questa è la grandezza, cioè quando c'è Scirocco da una parte va dal mare, lo sappiamo. Siamo così. Però fondamentalmente c'è una mentalità molto chiusa di quelli come me che vengono dall'Unione. Devo dire la verità. Sì. Cioè, chi viene dall'Adriatico, Ilaria, la mia compagna, viene dall'Adriatico, più che peraltro è stato nato, quindi vive molto l'Adriatico, però si spostano, perché hanno vissuto perfettamente il Salento come va vissuto. Noi no, sempre lì, Porto Cesario, sempre, cioè non ti muovi, è come quello che, almeno da parte mia, io non riesco a fare oltre con il Salento. No, poi invece ho imparato, da ragazzino era così, da poi ho imparato a... girarmi tutto in Salento, in moto, in macchina, in barca. Ed è bello, è fantastico. Io spero di vederti. Dimmi Giuliano. No, l'Adriatico anche di più, cioè ci sono dei punti pazzeschi. Guarda, se tu vivi l'Adriatico immergendoti sicuramente. Nella tramontana? No, nella tramontana no. allora insegna a tutti, Adriatico con lo scirocco, perché lo scirocco
è terribile allo Ionio. Eh sì. Ionio, tutta la vita, Tramontana. Questo è il contatto tra Adriatico e lo Ionio. L'Euca. Ah sì, beh, quello è il punto. In mezzo ai due lembi di mare c'è questo faro strepitoso, Finisterre, che in realtà a me dà la sensazione dell'inizio della vita. Anche perché per me guardare il mare è sempre stato come guardare a un'alternativa possibile. Se io ero triste da ragazzino proprio, guardavo il mare e dicevo, vabbè, tanto c'è il mare. È vero, e concludiamo così, che mi piace davvero tanto. Noi siamo persone di mare, gente di mare, come si dice. Ci vediamo presto e vi farò una sorpresa quando me non ve l'aspettate. Dai, tanto tu ascolti Ciccio Riccio piglia bene, per cui sai che quello è la trasmissione. Però di notte, di notte tu mi ascolti, eh? Tu registri però. Eh sì. Ah, vabbè, devo chiedere a qualcuno quando registri. No, allora in diretta è il venerdì alle 14.30. No, allora, replica... io so che il venerdì, se mai dovessi passare, ok. Vabbè, ti aspetto. Non aspettarmi, no. Come le sorprese, non mi devi aspettare. Vabbè, apro il cuore. Ciao agli amici di Ciccio Riccio, vi amiamo ragazzi, e grazie di tutto. Ciao. Grazie. Giuliano, puoi salutare Mino Molfetta, che è il nostro editore, che vuole usare il tuo saluto sui suoi pezzi, ma pensa com'è antico. Ciao Mino, puoi usare questo saluto sui tuoi pezzi, che vuol dire sui miei pezzi? Sui tuoi pezzi di Negramaro. Ah, e quindi saluto solo Mino? Sì, così. Sì, Mino Molfetta, guarda. Va bene. Ciao Mino Molfetta e ciao gli amici di Ciccio Riccio e ciao Marcello mio. Ciao amore. Senti Marcello, mi sa che all'inizio sì. ti ho detto Mauri, non so Mauri. Perché. No, Marcello Riccio è venuta all'inizio Mauri. Ti però non volevo, non ce l'avevo con te, non so come cazzo mi è venuto, ecco. Lo volevo dire. Ma tu mi puoi chiamare quella la vecchiaia. No, tu sei Marcello mio, che cazzo vuol dire? La vita. No, per un secondo che sbaglio per l'emozione, Mauri, facendo una crasi tra Marcello, Mino e Ciccio Riccio. Beh, Mauri, tutta la vita. Ciao. Ti voglio bene. Ciao Giuliano, ciao. Grazie, ciao. A voi.